Nuovo appuntamento qua dal corner del turinista, dal Principi di Piemonte. Siamo a Torino, siamo dentro, ormai entrati a pieno in questi momenti musicali dell'Eurovision. Qua con me c'è Marco D'Angeli, cantante, pubblicitario, massmediologo, conoscitore, un sacco di cose. Adesso, ciao Marco, benvenuto. Ciao a lei, ciao turinista. Adesso vi aspettate delle cose intelligenti da me. Sbagliate. Delle cose estremamente sagaci, per cui puoi spaziare dove vuoi. Marco, ti ho chiesto di venire qua a trovarci perché intanto stai vedendo l'Eurofestival e lo guardi attraverso l'occhio attento dell'uomo di comunicazione. Com'è lo spettacolo? Allora, mi sembra che ci sia un mix che funziona bene, che è quello fatto da sicuramente l'organizzazione e il rimbalzo che ha sulle persone. Devo dire che questo è un po' l'effetto che, parlando di qualche anno fa, avevamo vissuto sulle Olimpiadi, come se i torinesi si fossero abituati a far rimbalzare un po' di orgoglio, cosa che in molti anni precedenti non avevano fatto. Quindi questa cosa mi sembra importante. Lo sforzo organizzativo mi sembra già dello spettacolo pazzesco, perché stiamo parlando di scenografie, meccanismi e tutto quello che succede dentro, di 40 gruppi live, che noi vediamo sul momento e tutto si muove istantaneamente, con un tempo che abbiamo visto, un tempo di produzione strettissimo. Senti Marco, scusami, hai trovato un parallelo interessante, quello delle Olimpiadi e questo dell'Eurovision. Secondo te il tipo di ricaduta che ci sarà sulla città potrà essere simile a quello delle Olimpiadi? Questo è adesso difficile da capire. Le Olimpiadi hanno innanzitutto una gestazione molto più lunga, che parte dalla candidatura, poi, se non ricordo male, noi avevamo iniziato i festeggiamenti giusto perché avevamo voglia di festeggiare un anno prima, c'era stato il meno 365 per un anno, sono state fatte cose. Poi l'arrivo della fiaccola e tutto quello, ovviamente commisurato. La durata ovviamente della manifestazione e la ricaduta. Secondo me avrà due ricadute principali. Uno, ovviamente, che Torino è vista nel mondo, questo non è proprio secondario, no? Per qualsiasi città questo succede, città non così clamorosamente famose come possono essere da Roma, Firenze, Venezia, Londra, Berlino, per Torino è una vetrina molto importante. E poi c'è appunto l'elemento torinesi e torinesità che credo che sia fondamentale, cioè quando i tuoi cittadini sono ambasciatori positivi della tua città, questo è importante ed è forse la forma di comunicazione che è più forte che puoi avere. Quando tu vai all'estero, qualcuno ti conosce, sei di Torino e tu ne parli bene, perché ne sei orgoglioso, perché succede questo, sono successe le ATP, insomma ne succede, ci sarà la finale della Championship donne fra poco, se tu sei orgoglioso chi ti ascolta capisce il tuo amore, e questo secondo me è l'investimento più forte che un'amministrazione o una nazione devono fare sulla promozione dei loro territori. Senti, entriamo nel dettaglio dello spettacolo. Hai visto tutte le performance alla televisione. Sì. Chi ti piace? Cosa ti piace? E è uno spettacolo, come posso dire, in grado di essere anche uno spettacolo di qualità musicale? Per quello che si, allora, si critica. Chi mi piace, tu sai che io ho gusti un po' così, non così mainstream, che non vuol dire che sono migliori o peggiori, è solamente un punto di vista. A me piacciono i moldavi, perché sono una cosa strana per me, per le mie orecchie, e arrivo poi all'ultima, una cosa più strana, molto, con molta energia. Mi piacciono i norvegesi, queste sorte di Pokémon indemoniati. Non mi dispiace il live act degli ucraini. Altre cose più tradizionali, ok, scimmiottano il mainstream culturale delle canzoni nel mondo, come gusto mi piacciono di meno, questo non vuol dire che non siano di qualità. Secondo me è uno standard di qualità. Quello che forse manca, e questo manca a chi lo vede in televisione, perché la regia è fatta così, perché è costruito così, oltretutto non dimentichiamo che Eurovision è uno spettacolo molto rigido, perché parla di molte nazioni, ha un impatto geopolitico. So che parlare in questi giorni di queste cose legate alla musica sembra banale, poi stupido, diciamo così, invece non lo è. Molte nazioni non si sono sempre simpaticissime, e quindi le parole, i tempi, le cose che vengono dette, è tutto molto calcolato e preciso, e su questo sono molto capaci. Quello che mi sarebbe piaciuto vedere, magari nell'ultima serata succederà, è come spiegare a un cittadino italiano, oppure a un cittadino francese o belga, quello che si sente. Cioè, noi abbiamo sentito canzoni con influenze più mitteleuropee, più latine, più balcaniche.
lì è difficile non dare un giudizio qualitativo, perché a te potrebbe non piacere quella cosa perché non l'hai mai sentita. In realtà quelle cose sono frutto della cultura di una nazione. Ecco, su questa cosa qua, secondo me, non dico che pezzi andrebbero spiegati, ma andrebbe spiegato un po' l'essenza perché ascoltiamo questi cori balcanici in alcune frasi, in alcuni momenti, o queste musiche che ci sembrano molto rigide, molto dritte, o meno, più festanti o meno festanti. Abbiamo l'opportunità di avere un menu di canzoni di 40 nazioni, quante ne vedremo poi alla finale, in realtà sono di meno. Questo non è passato. Allora questo, secondo me, invece è un pezzo di educazione musicale che meriterebbe. Senti Marco, hai un'età che ti consente di fare un'analisi a largo spettro sull'impatto che la musica ha avuto sulla nostra città dagli anni 70, bene o male, ad oggi. Hai notato delle trasformazioni? Torino continua ad essere città di laboratorio per la musica? Ci sono state delle modificazioni nel corso degli anni? Allora, diciamo così, che l'anno in cui io ho vissuto, sono diventato maggiorenne, insomma, quasi maggiorenne, ho cominciato a capire che c'era la musica attorno a me, era la fine degli anni 70, quindi inizio degli anni 80, io ho iniziato al liceo nel 77. E lì è cominciato a nascere un fermento, in realtà non solo in Italia, non solo a Torino, nel mondo. Il 77 è una data abbastanza determinante per la musica mondiale. A Torino è nato qualcosa, no? C'è stato un forte scambio di esperienze tra musicisti, ci si conosceva in tanti, sono nate esperienze musicali importanti, vorrei dire in quegli anni forse le più importanti in Italia. Adesso non voglio fare nomi più di tanto, perché però poi sennò i miei amici che non vengono citati mi insultano, però voglio dire Statuto, Africa, Negazione, Franti, Restagno con Blindale, ce ne sono Tantruzzi, Brothers, Inox, tutta una serie di band hanno significato veramente qualcosa. In alcuni settori di più, l'hardcore punk ad esempio, sono stati molto significativi, in alcuni settori forse di meno. Questa cosa qua è stata una semina molto lunga che ci ha portato, scusate le semplificazioni, ci ha portato a Subsonica, ci ha portato alle cose che fa Mao, alle cose più recenti, anche dei cantanti da Willy Peyote, a esperienze più recenti. È un'onda lunga. Dire che ci sia lo stesso quantità e qualità di produzione non saprei, perché in realtà è il mondo che si è allargato. Stiamo parlando del fatto che negli anni 80 l'unica musica internazionale che noi ascoltavamo è perché davanti a un negozio di dischi torinese noi campeggiavamo per tutti i sabati pomeriggi, ci scambiavamo esperienze. Tu oggi in realtà la musica la diffondi, l'ascolti da tutto il mondo, quindi è difficile. Però mi viene da dire che un po' sì, c'è un po' questo germe della musica che è condivisione a Torino c'è. Salto di palo in frasca, ti occupi di comunicazione politica. Come è funzionato in questo caso il meccanismo? La politica si giova dell'Eurofestival, l'Eurofestival si giova della politica? Diciamo così che... Non parlo da un punto di vista tanto ideologico, parlo da un punto di vista proprio politico. Allora diciamo così... la musica è sempre un'opportunità in politica, no? Poi c'è chi la usa bene e chi la usa male. Ovviamente, diciamo così, non credo che sia stato o sarà un'intenzione ovviamente di questa amministrazione usare l'Eurofestival, no? Dopodiché l'Eurofestival ti capita e tu la prima cosa alla quale sei messo di fronte agli occhi, e su questo devo dire, fare un plauso a questa amministrazione che si è vista capitare una cosa così enorme a inizio mandato, è il fatto di organizzarla. Poi noi da fruitori vediamo solo il nostro piccolo angolo, cioè la coda che facciamo, il concerto nel quale ci divertiamo, eccetera. In realtà è una macchina impressionante e gestirla non è facile. Poi c'è modo e modo di calarsi dentro. Io ad esempio ho apprezzato il modo che hanno avuto sia il sindaco Lo Russo che l'assessore Carretta, cioè vedere il sindaco con la chitarra in piazza che canta, e lo fa perché voglio farlo, insomma, chi lo conosce sa che li suona, cioè che lo fa, no? È una cosa che gli piace fare, e l'ha fatto. Ho trovato un buon gesto, no? Per dire sì, cioè, sono dei vostri. Un'espressione di vicinanza. Sì, sono uno spettatore come voi, no? Cioè, poi ho delle responsabilità, ma sono spettatore come voi. Vedere l'assessore Carretta che è sempre lì, è sempre dentro, tu lo vedi sempre impegnato nei luoghi, nel backstage, non è solamente, io credo, una questione di visibilità, cioè non ha bisogno di quello, le elezioni sono finite. È perché lui sa che se questa cosa, questa immagine, non me l'ha detto,
viene bene per tutti, no? Non è solamente che viene bene per lui. Allora, usare questo evento, quindi la musica, come occasione per fare bella figura e usare un linguaggio che è al pari dei numeri l'unico che al mondo capiscono tutti. E allora credo che sia l'opportunità vera. Altro se la musica vuole usare, cioè la politica vuole usare la musica come strumento di propaganda, non credo che questa funzioni mai. In nessun caso. Ma no, non credo. Cioè. Ci hanno provato in tanti. Sì, ci hanno provato in tanti, però strumentalizzare è sempre molto difficile, chiaro. E non ti porta così lontano. Diciamo. Marco, abbiamo parlato di tante cose, grazie. Parliamo anche del tuo amore per la musica. Cosa stai facendo? Dai, raccontalo al pubblico del Turinista. Ah, va bene. Allora io ho messo in piedi un progetto che si chiama Lucio Fabrizio e gli altri, dove si racconta la storia della musica d'autore attraverso alcuni artisti che a nostro parere hanno rappresentato un cambiamento nella scrittura, nel comportamento o nei temi, quindi porto avanti uno spettacolo insieme ai ragazzi che suonano con me, che è nato in pandemia e stiamo cominciando a vedere tappe estive, e quindi questo Lucio Fabrizio e gli altri è un progetto che si sta mettendo al sole con il Sole di Torino che sta arrivando. Un'ultima battuta sul mondo della comunicazione oggi. Tu sei un pubblicitario, sì. Sei in sofferenza. Ma non dite alla mia mamma. Esatto, la mamma non lo deve sapere. Esatto. Sei in sofferenza, è un momento positivo, ci sono stati 2 anni di Covid. Un attimo fare un punto della situazione. Beh, io credo che sia, adesso ci sono specificità diverse, quindi realtà diverse che magari stanno andando meglio, stanno andando peggio, sono come sempre. Però è indubbio che è un momento in cui le aziende, quindi l'economia hanno difficoltà a vedere il futuro. E quindi l'investimento pubblicitario è sempre una cosa che tu la vedi se ti disegni un futuro. E te lo disegni quando hai degli elementi per poterlo disegnare. In questo momento è un po' complicato, quindi diciamo così, mi sembra che sia un po' in sofferenza, perché è in sofferenza tutto il paese e tutta l'Europa. Certo, e non solo il comparto. E non credo, no, assolutamente. Non ne siamo un riflesso, siamo la prima cosa che si taglia o la prima cosa visibile, quindi a seconda di come la si può vedere. Cioè. Anche se si racconta la verità. L'agenzia serve per raccontare la verità. Sì, io dico sempre, siamo un po' i medici o gli psicologi, no? Cioè i clienti che non ci dicono la verità sono quelli che hanno la pubblicità peggiore. Marco D'Angeli, grazie mille, grazie per essere stato con noi, al Turinista. Grazie, buon festival.